Era la mia seconda corsa in treno della giornata e dal modo in cui era cominciata non prometteva niente di buono. Il vento gelido mi graffiava il volto come rasoi di ghiaccio mentre iniziavo a perdere la sensibilità degli arti. In lontananza, ancora loro, le sirene di un'intera città che mi stava braccando. New York mi sfrecciò davanti come in un'immagine sfocata, con le sue distese di camini anneriti e file interminabili di antenne della TV. Quando il treno finalmente rallentò la sua corsa, Gognetti fece la sua mossa. Thank you.
Abbattiamolo! Max Payne ha ormai le ore contate. Siamo molto, molto vicini alla sua cattura. Avrete un rapporto dettagliato, ma adesso mi scusi, ho da fare. È tutto quello che siamo riusciti a strappare a Jim Bravura, vice procuratore della polizia di New York. A parte le sue dubbie abitudini alimentari, Bravura faceva parte dei buoni. Era il destino che ci aveva reso rivali. Ma quando parlava della mia cattura era decisamente fuori strada. Avevo seminato i suoi agenti un paio di tetti prima, almeno per il momento. Thank you.
Agnetti si era infilato in un vicolo cieco. I vapori che emergevano dai tombini davano l'impressione che ci fosse l'inferno a bruciare sotto di noi. Dov'è Lupino? Fottiti! Pessimo inizio, quindi. Polizia brutale! Mi sono sempre distinto in questo. Tu non puoi eliminarmi così a sangue freddo. Ah, davvero? Credici pure se la cosa ti fa sentire meglio. Ascoltami bene. Non sarò il capro espiatorio di nessuno. Voglio sapere dove si nasconde il tuo capo. Non lo facevo per la gloria. Non ero stato io a cercarmeli. Erano i problemi a essere venuti da me. Di quelli che non si potevano dimenticare. Giustizia e onestà erano polvere d'oro in questa città. Non avevo illusioni. Non ero uno di loro. Non ero un eroe. Restavamo io, una pistola e un piccolo truffatore tremolante. Le mie opzioni non erano moltissime. Te lo dirò. Te lo dirò, ma non farmi ancora del male. Lupino, Ragnarok, il nightclub. Denunciami, arrestami, sbattimi in galera. Tutto quello che vuoi, ma non farmi del male. I tuoi diritti verranno letti al tuo funerale.